una festa dell'albero speciale oggi qui a Carpineto, perché nel giardino della scuola è stato piantato un albero, una giornata sicuramente di grande commozione. È stata veramente una giornata toccante perché, come dicevamo, ricordava quel ragazzo morto purtroppo in maniera, diciamo, tragica alcuni mesi fa, quindi non mi va di dire niente perché sono emozionatissimo. Ecco, è anche un momento per, insomma, legare tutti i bambini di questa scuola che continua a essere aperta, insomma, nonostante i numeri siano pochi, però si va avanti. Purtroppo questo è un altro problema, perché siamo rimasti veramente in pochi e quando chiude una scuola è una cosa, per il territorio, una cosa molto, molto grave. Vice Sindaco, una giornata che coinvolge un po' tutta quanta la comunità, non solo quella scolastica, tutta Carpineto partecipa a questa bella giornata. Sì, infatti è stata una festa per tutto il paese, soprattutto per i bambini, perché questa notizia purtroppo tragica ci ha sconvolto un po' tutti e adesso vorremmo ricordare questo nostro concittadino Jacopo piantando appunto questo albero, così da ricordarlo per sempre. Anche perché è proprio l'albero scelto è quello che dà il nome al paese, quindi doppiamente simbolico. Infatti proprio questo, abbiamo scelto appunto questo nome appunto perché da origine al paese, per cui vorremmo ricordarlo così. Ecco, la comunità di Carpineto è sicuramente stata molto vicina anche alla famiglia che oggi era presente. Sì. Infatti i genitori anche in questa occasione, soprattutto la mamma che non esce molto ultimamente perché, appunto perché questa tragedia è stata troppo grande, oggi è venuta appunto in segno diciamo appunto per ricordare il proprio figliuolo. Questa giornata di questa festa dell'albero speciale è stata preparata anche per i bambini della scuola di Carpineto Sinello, che hanno preparato anche una storia che ha raccontato quello che è successo a Jacopo e che loro hanno, diciamo, rivissuto oggi piantando poi l'albero, un modo anche per far vivere a dei bambini molto piccoli quello che è un evento luttuoso. Sì, infatti è un evento per i bambini molto difficile da elaborare e credo che gli insegnanti siano stati veramente bravi nel guidarli in questo processo di elaborazione del lutto. Hanno inventato una storia che racconta un po' quello che è successo a scuola dopo la morte del loro compagno Jacopo. Hanno raccolto tutte le sue cose, i suoi disegni, i suoi lavori e le hanno consegnate alla mamma e poi tutti insieme hanno preparato questa bella festa dell'albero piantando il carpino Jacopo. E veramente il mio ringraziamento va a tutta la comunità di Carpineto, in particolare alla scuola. E Jacopo comunque rimarrà sempre nei cuori di tutti noi e adesso con l'albero ancora di più, la sua presenza resterà per sempre qui in questa scuola. Ecco, una scuola che, diciamo, nei numeri molto piccola, che è accorpata all'istituto di Gissi, che però comunque continua a mantenere il presidio dell'istruzione in una comunità piccola, perché poi insomma è la base un po' per far vivere una comunità. Sì, infatti il presidio dell'istruzione, della cultura, diciamo, ma anche il presidio della democrazia, perché credo che le scuole rappresentino anche l'ultimo presidio della democrazia presenti nei territori, specialmente nei piccoli territori. La nostra scuola si sta impegnando per valorizzare queste piccole realtà e infatti abbiamo aderito anche a una proposta INDIRE che è rivolta proprio alle scuole con pluriclassi e cercheremo anche con i moderni mezzi tecnologici di mettere in relazione le varie pluriclassi creando degli ambienti di apprendimento allargati, anche utilizzando videoconferenze ed altre strategie di questo tipo. Questo affinché, insomma, almeno queste scuole primarie dell'infanzia continuino a restare un po' senza dover sottoporre i bambini a viaggi, così, cosa che magari poi per le medie, per le superiori purtroppo si è costretti a fare. Infatti sì, bambini piccoli metterli in viaggio, sinceramente, qui poi il territorio ha delle strade molto molto precarie e nei mesi invernali poi il trasporto sarebbe particolarmente difficile, ma poi anche per far continuare proprio a vivere le comunità, che senza la scuola si spegnerebbero inevitabilmente.